Buon venerdì ai nostri amici vegani e vegetariani, a tutti coloro che amano mangiare e mangiare bene, insieme alla nostra chef Letizia Monaco. Buongiorno a tutti. Che ci dà sempre i suoi segreti in cucina. Allora, sì. E oggi vedo tante cose particolari, vedo addirittura i popcorn. Che facciamo? Allora, oggi facciamo una zuppa, una crema, chiamiamola come vogliamo. Sì. A base di mais, sì. Giusto per non usare sempre il mais nelle insalate, okay. Banalmente. Beh, infatti adesso d'estate si utilizza in maniera anche spropositata sempre questo mais delle insalate, sulla pizza, quando invece si potrebbe utilizzare in tanti altri modi. E poi voglio dire, adesso si trovano il mais fresco, è le vero. Panocchie fresche, quindi che usiamo quello. Cioè, vogliamo parlare di quanto sono buone arrostite? Ah, cioè, sono buonissime. Vabbè. Torniamo alla ricetta. Allora, facciamo quindi una crema a base di mais, fondamentalmente la arricchiamo con dello zenzero, del lemongrass e un po' di panna acida o creme fraiche. Perfetto. Va bene? Allora, iniziamo. Allora, iniziamo con un pochino di cipolla in realtà. Sì. Vi ricordo che ovviamente tutte le dosi sono a fine puntata, quindi trovate tutti gli ingredienti con le quantità giuste per realizzare la vostra ricetta a casa, quindi cipolla tritata finemente. Sì, considera che poi tanto lo passeremo col mini primer, quindi anche se non è finemente la... Ok. Ci pensiamo dopo. Zenzero? Sì, quanto mi piace lo zenzero. Io l'adoro. Io con parsimonia. Io l'adoro, a me piace tantissimo e spesso d'inverno... Ma tu te lo bevi anche, ti fai le tisane, faccio vero? Le tisane, sì, proprio con lo zenzero fresco. Ma veramente non le faccio. Non ti pizzica, non ti brucia. Ma io l'adoro. Aggiungo anche il miele. Faccio zenzero, limone e miele, metto tanto zenzero a bollire. Una volta veramente ne ho messo talmente tanto che non si riusciva a respirare l'aria in cucina. Immagino. E perché era, cioè, insomma, era parecchio, quindi sentivi. Però devo dire che è molto buono. Ecco, magari chi non è abituato allo zenzero mette qualche fettina in meno. E poi aggiungo miele e succo di limone, ma è veramente buonissima, oltre che essere una mano santa per la salute. Da provare. Io non amo lo zenzero, quindi no. poco. Però lo utilizzi spesso? Sì, però non è tra i miei ingredienti preferiti. Invece una cosa che mi piace tanto è il lemongrass. L'abbiamo mai usato così? No, ti quanto profuma. In polvere sicuramente, forse fresco. Antonio di Giovacchino l'avevamo... forse qualche volta. Sì, perché mi ha detto che lui c'ha la pianta. Sì, c'ha la pianta. Quindi l'abbiamo usato, ma forse non il bulbo fresco. Ma quanto profuma. Allora, questo vabbè. O di limone. Si trova. Insomma, queste bacchette di legno praticamente che vanno sfogliate tanto. Cioè, la parte interessante sta dentro, che poi è quella morbida, quindi. Ok. Togliamo foglia dopo foglia. E... Sì. Questo è ma si infatti, mette essere esempio, in un brodo. Esatto, infatti te lo stavo per dire. Quando magari si fa un curry, sai, queste cose un po' esotiche. Ma secondo me anche in un brodo, per esempio, per fare un risotto di pesce sta bene. Allora. Con le vongole. Cocco sta è proprio la morte sua. Sì. Allora, quindi stiamo tagliando anche il lemongrass. Quindi cipolla, lemongrass e zenzero, filo d'olio, leggero soffritto. Allora, aggiungiamo un pochino di farina. Ma dai. Sì, perché gli dà ci aiuterà un pochino ad addensarlo poi. Ok. Quindi abbiamo aggiunto la farina al lemongrass, alla cipolla e allo zenzero. Allora, aggiungiamo il mais. Ne teniamo un pochino da parte da utilizzare poi sopra. E aggiungiamo un pochino di acqua o di brodo. Perfetto, lasciamo cuocere per quanto tempo? Poco, perché chiaramente il mais è già lessato. Allora, aggiungiamo un pochino di sale. E andiamo, lasciamo cuocere un pochino. Nel frattempo ci andiamo a ripassare il mais da mettere sopra. Allora. E prendiamo un pochino di peperoncino. Questo è piccante, ne usiamo poco, ne usiamo molto poco. Quindi filo d'olio, peperoncino. E aggiungiamo il mais avanzato.
ci facciamo anche un pochino, facciamo andare un pochino di foglia di lemongrass. Io credo che il mais sia uno dei prodotti più versatili in cucina, veramente si può utilizzare in tanti modi, si può mangiare crudo, si può mangiare arrostito, ci si può realizzare la farina e quindi possiamo fare la polenta, pizza di mais, degli impasti del pane, veramente versatile, io poi adoro, sono innamorata del mais. Allora, noi l'abbiamo già cotto, anche se poi in realtà come dicevamo non deve fare una grande cottura. Questo. E ce lo andiamo semplicemente a frullare. Perfetto, quindi andiamo a creare una crema. Andiamo a creare la crema. Tutto ciò che è soffritto ha un ottimo odore, perfino il mais. Ci siamo. So, poi l'ideale sarebbe passarlo in un colino per rimuovere poi eventuali residui, però a me piacciono, sinceramente. Noi non ce l'abbiamo nel colino adesso, quindi ce lo facciamo andare bene così. Ok. Poi aggiungiamo il nostro mais saltato in padella, piccante. Un pochino sì. Poi stavo pensando, questa potrebbe essere anche questa una ricetta senza glutine, però magari andiamo a togliere la farina e mettiamo la farina di mais, una farina di riso, mais magari, di riso. Sì. La crème fraîche. Sì. Mettiamo un pochino di prezzemolo tritato. Sì, ma che bella! Bellissima. Molto. E infine, che facciamo? Ah, vedi? Mettiamo. Io non vedevo l'ora di vederli. Sotto forma diversa, però. Di popcorn. Che poi il mais per fare popcorn è un mais diverso, giusto? Un'altra tipologia. Non lo so, ti dico la verità. Ma io lo so, ma mi è sempre incuriosito questa cosa che messa in padella diventa così. Popcorn sono buonissimi. Non lo so. Sono veramente buoni, io adoro i popcorn. Beh, qui abbiamo praticamente un trionfo di mais, i popcorn, la crema di mais, il mais ripassato in padella. Ricetta anche veloce da sì. fare. Semplice, perfetto. Alla peggio possiamo usare il mais in scatola, voglio dire, se non vogliamo usare sì. con le pannocchie da sgranare. Esatto. Si può fare tranquillamente. Anche estiva come ricetta. Chiaramente la possiamo mangiare anche fredda. Sì. Va benissimo anche fredda. Ne sono certa. Grazie Letizia. Grazie a te, grazie a voi. A voi. A domani. Ciao. I carboidrati è la parte principale dell'alimentazione sana, è la parte principale dell'alimentazione mediterranea e serve anche durante la dieta dimagrante. Importante scegliere alimenti poco raffinati e ben abbinati con le proteine e con la fibra proveniente dalla verdura.